Salve a tutti e ben ritrovati, nuova puntata di Mi Scusi Sua Eccellenza, una puntata assolutamente piena perché Grande Slam dell'Irlanda finisce il Sei Nazioni con la vittoria dei Verdi d'Irlanda, poi Eccellenza cambia la classifica in maniera incredibile, vedremo i risultati della quindicesima giornata, poi scandalo nel Sei Nazioni B al termine della partita tra Belgio e Spagna persa dagli iberici. Ci racconterà poi il nostro Cristian Lovisetto quello che effettivamente è successo. E poi ancora Super Rugby e Serie A, quindi assolutamente una puntata piena. Ma io direi di iniziare subito con i risultati del campionato di Eccellenza perché a sorpresa il San Donà batte il Calvisano 24 a 19, Rovigo supera Mogliano 32 a 13, Lazio Reggio 33 a 31, Medici Padova 8 a 33 e Viedana Fiamme Oro 9 a 11. Quindi grandi risultati, importanti risultati, sia in chiave primo posto perché il San Donà batte il Calvisano e Calvisano perde la vetta della classifica. Adesso c'è il Rovigo, come abbiamo detto, vittorioso con il Mogliano. E poi scontro diretto per il quarto posto. Viadana perde contro le Fiamme Oro in una partita caratterizzata dal forte vento e dalla pioggia incessante. Di fatto, però, la corsa al quarto posto adesso si fa interessante perché, come possiamo vedere dalla classifica, il Rovigo, appunto, primo 61 punti, poi Padova e Calvisano con 60, San Donà quarto con 47 punti, Fiamme 39, Viadana 37, Medice 25, Reggio 23, Lazio 15. Chiude Mogliano a 5. Come detto, cambia il vertice della classifica. Rovigo vince e si porta ad un punto di vantaggio sul Calvisano e sul Padova. Ma poi quarto posto, situazione davvero particolare perché il San Donà vince e convince contro il Calvisano e guadagna tanti punti perché sono 8 adesso le lunghezze. Sulle Fiamme Oro, Viadana che invece rischia di essere fuori dai giochi, ma andiamo ad analizzare nel particolare qual è la situazione a 3 giornate dalla fine con l'aiuto della grafica. Andiamo a vedere quelle che sono le avversarie delle tre contendenti ai playoff. Il San Donà dovrà affrontare il Padova, le Fiamme Oro e il Conad Reggio. Viadana che avrà Conad Reggio, Padova e Medicei, mentre le Fiamme Oro dovranno affrontare sempre i Medicei, il San Donà e la Lazio. Bene, vedendo questa grafica, innanzitutto non può che venire all'occhio lo scontro diretto che ci sarà tra San Donà e Fiamme Oro, che sarà fondamentale. San Donà avrà il favore del campo. Nella partita di andata vinsero le Fiamme Oro al termine comunque di una bella partita. San Donà che poi incontrerà il Petrarca Padova sabato prossimo, nella prossima giornata, nella sedicesima giornata, e il Reggio che è un'altra squadra in grande forma. Insomma, a vedere questi scontri, forse le Fiamme Oro hanno la possibilità di recuperare questi 8 punti di svantaggio, ma come detto, tutto passa dallo scontro diretto appunto tra queste due formazioni e soprattutto dipenderà dal fatto se il San Donà riuscirà o meno a battere il Petrarca Padova dopo aver sconfitto i campioni d'Italia in carica. San Donà che comunque con questa vittoria sembra aver quasi, sottolineo quasi, raggiunto l'obiettivo. Tre squadre che hanno tre finali ancora da giocare, tutto ancora da decidere, ma la lotta per il quarto posto è davvero, davvero accesa. E quindi vediamo cosa succederà nel prossimo weekend. Ovviamente Viadana che a partire già dalla partita della prossima settimana con Reggio non può più sbagliare perché ogni punto perso la porterebbe automaticamente fuori dai giochi, per quanto insomma la matematica ancora non condanna nessuno. Bene, la Lazio torna a vincere, lo fa giocando un ottimo primo tempo, poi tentativo di recupero del Reggio che però non riesce, vince la squadra di Montella e chiudiamo con il Mogliano che ovviamente non riesce ad avere la meglio sul Rovigo e che chiude ancora la classifica a 5 punti, mentre appunto i Medici non hanno potuto nulla contro il Petrarca Padova. Passiamo adesso a parlare
di quello che è successo nel Sei Nazioni, e prima di parlare della nazionale maggiore io vorrei dare spazio alla nazionale femminile e alla nazionale under 20. Perché? Perché innanzitutto la nazionale femminile si classifica terza, se vogliamo quarta per differenza media, ma terza a pari punti con l'Irlanda al termine di un altro campionato, un altro torneo davvero davvero splendido. Battuto il Galles, battuta anche la Scozia, e tutto questo che viene fatto l'anno dopo il Mondiale, ossia in un anno di cambiamento dove alcune hanno lasciato, inserimento di tanti giovani, ma insomma queste ragazze non smettono mai di stupirci, scusate. Tra l'altro la terza linea nazionale, la Franco, è stata anche inserita all'interno del top 15 nella selezione delle migliori giocatrici del campionato, quindi una enorme soddisfazione per noi, grandissimo il lavoro da parte di tutto quanto lo staff. Siamo veramente orgogliosi di questa nazionale che è al settimo posto del ranking mondiale. Mai nessuna nazionale aveva fatto meglio di così. E mai nessuna under 20 aveva fatto meglio di quella di Michele Lamaro e di Fabio Roselli. Anche qui, due vittorie, prestazioni davvero fantastiche, in Galles prima e poi a Bari 45 punti alla Scozia, una vittoria davvero di lusso, tantissime le mete segnate dagli azzurri che fanno ben sperare per il futuro della nostra nazionale, e siamo sempre più convinti che dobbiamo continuare a puntare su questi giovani. Lo hanno dimostrato anche le prestazioni di Negri e Polledri in campo contro la Scozia, hanno fatto davvero davvero bene. Ma prima di entrare nel vivo del Sei Nazioni, sentiamo quello che ha da dirci il nostro Davide Macor sulla prestazione della nazionale maggiore al Sei Nazioni. Buongiorno a tutti, ciao Valerio. Come al solito, ecco questa mia rubrica di eccesso di rugby. Oggi mi hanno detto di analizzare tutto il Sei Nazioni in generale dell'Italia, e quindi mi limiterò a leggere quanto ho già scritto su NPL, no Professional Rugby. Mi sembra un riassunto più che doveroso. Allora, per prima cosa, non bisogna provare a cambiare le cose, va tutto bene, il gruppo c'è e stiamo migliorando. Poi non dobbiamo assolutamente investire sui nostri giovani, sono troppo giovani, magari rischiano di bruciarli. Lasciamogli quei 10-12 anni di apprendistato nel nostro campionato italiano, che crescano prima di essere gettati nella mischia oppure entro i quarti, va bene uguale. Minozzi, un caso isolato, fortunatamente. Ah già, per il campionato italiano si deve rendere continuativa la non retrocessione. In questa maniera si gioca senza patemi e tutte le squadre possono affrontare al meglio un torneo dalla grande credibilità. Non creiamo competitività, fondamentale. La nostra under 20 fortuna. Sono le altre squadre che hanno avuto un'annata no. Non è assolutamente vero che questi ragazzi provenienti da un percorso accademico, che tra le altre io ho sempre supportato, hanno dimostrato sul campo che lavorando costantemente ad alti livelli i risultati arrivano. Ma il progetto costa, giusto, sfalliamolo e compriamoci una sede nuova. I giovani possono aspettare, formare nuovi manager è un qualcosa che faremo, così come investire sui tecnici, poi dobbiamo assolutamente investire nel femminile. Che cosa serve? A nulla. Del resto il rugby in rosa cresce tanto, e allora guardiamoci dall'altra parte e non supportiamo questa crescita. Ad onore del vero, qui si sta investendo, ma visti i risultati io farei molto di più, oltre ad un monumento ai vari di Gian Domenico, Donna, Campanella e compagni. Del resto, tornando al femminile, la classifica parla chiaro: terze a pari merito e quarte solo per differenza mete. Quarte! Meglio un cucchiaio di legno, no? In effetti, con tutti quelli che abbiamo vinto, magari qualcuno potrà usarli come dote per la propria progenie in un eventuale matrimonio. Un set da tenere negli anni. Meditiamo. Grazie Davide, queste le sue considerazioni. Insomma, un'Italia che alti e bassi, insomma, la prestazione con la Scozia ci ha lasciato davvero l'amaro in bocca, perché un grandissimo primo tempo, 60 minuti di altissimo livello, e diciamo la verità, tutti pensavamo che saremmo riusciti a portare a casa la partita. Poi un netto calo fisico forse ci si aspettava, almeno personalmente mi aspettavo qualcosa di più dai ragazzi che sono subentrati nel secondo tempo, e Scozia che è riuscita invece a portare a casa la partita per soli 2 punti. Prima di andare a parlare però di Irlanda, della vittoria, eccetera, se non lo sapete vi voglio dire una cosa: Minozzi, il miglior marcatore della nazionale italiana,
di sempre, tra l'altro, in un'unica edizione del torneo, è stato candidato come miglior giocatore del Sei Nazioni. Bene, andate a votarlo. Potete farlo sul sito del Sei Nazioni o se avete l'app della FIR potete farlo anche dall'app della Federazioni. Votiamo tutti quanti Minozzi come miglior giocatore del torneo perché a mio avviso se lo merita davvero tanto. Andiamo però a vedere adesso i risultati dell'ultima giornata del Sei Nazioni, giornata che come detto ha visto perdere la nazionale maggiore 29 a 27 con la Scozia, poi la vittoria dell'Irlanda, grande slam che batte l'Inghilterra 24 a 15, infine Galles-Francia 14 a 13 e da qui la classifica, Irlanda 26, ha avuto anche i bonus per chi fa il grande slam, Galles 15, Scozia 13, Francia 11, Inghilterra 10, Italia chiude ad un solo punto. Un'edizione davvero particolare questa del Sei Nazioni a mio avviso, innanzitutto perché, e sono contento di questo perché ha reso il torneo più frizzante, non ha vinto probabilmente la squadra favorita, perché di fatto tutti pensavamo che l'Inghilterra avrebbe portato a casa la vittoria, perlomeno per quello che si era visto. E poi perché la Francia che aveva che nonostante le tante difficoltà ha giocato un discreto torneo, vero che ha chiuso a solo 11 punti, ma ha perso di un solo punto con il Galles, ha perso contro l'Irlanda con un drop da più di 40 metri dopo 42 fasi all'82esimo minuto dopo aver giocato una partita e poi ha avuto ragione dell'Inghilterra. Inghilterra che è la vera grande delusa di questo torneo, chiude addirittura quinta a solo 10 punti. E qualcosa su cui Eddie Jones dovrà assolutamente riflettere, sia per quel che riguarda le squadre, sia per quel che riguarda, insomma, le sue dichiarazioni prima del torneo e nel passato, dove, insomma, aveva fatto ben capire che ci sarebbe stato poco da fare contro la sua formazione. Qualcosa c'è da cambiare anche lì, Inghilterra che sembrava dover essere la squadra più forte del mondo dopo la Nuova Zelanda, invece a uscire fuori è l'Inghilterra con un grandissimo torneo, con delle prestazioni di altissimo livello, una solidità difensiva incredibile e grandi capacità offensive. Quindi davvero complimenti all'Irlanda per la vittoria. Chiudo parlando del Galles, perché sembrava un po' l'outsider, la squadra, insomma, che né carne né pesce, che non si sapeva cosa avrebbe fatto in questo torneo, se sarebbe riuscito a dare fastidio alle altre squadre. Bene, chiude al secondo posto con 15 punti e una squadra che è stata in crescita durante il torneo e ha dato vita a delle ottime prestazioni anche quando ha perso. Quindi complimenti anche al Galles per quello che ha fatto vedere nel torneo. Da un Sei Nazioni all'altro andiamo un po' a quello che forse, voglio dire, da un punto di vista mediatico può essere il clou della giornata, perché si è giocato il Sei Nazioni B. Ma io non vi voglio dire niente, lascio spazio alle immagini e al nostro Christian Lovisetto. La Georgia batte la Romania per 25-16 e si aggiudica l'edizione 2018 del Rugby Europe Championship. Match, quello di Tbilisi, mai realmente in discussione, con i romeni in grado di accorciare le distanze solamente nel finale, a buoi ormai ampiamente scappati. I Lelos ottengono così il grande slam e, allo stesso tempo, durante il torneo hanno avuto modo di provare molti nuovi giocatori. Oh, non saranno bellissimi da vedere, ma sono concreti da far paura. A Colonia la Russia batte la Germania per 57-3, in un match che non aveva molto da dire ai fini della classifica finale, con la Germania già condannata allo spareggio contro il Portogallo per rimanere in questo torneo nella prossima edizione. Gli occhi e le attenzioni di tutti, però, erano rivolti a Bruxelles, dove la Spagna ricorreva al sogno della qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Gli spagnoli però sbagliano completamente partita, scendono in campo molli e contratti e perdono per 18-10 un incontro che, purtroppo, non passerà alla storia per quel che è successo negli 80 minuti regolamentari. Al fischio finale, infatti, l'arbitro romeno Vlad Iordachescu è costretto a fuggire attraverso un cancello, posizionato vicino alla tribuna con gli spagnoli in seguirlo, placati in qualche modo dai giocatori belgi. Secondo la nazionale iberica, e secondo chi ha visto il match, l'arbitro avrebbe affossato di fatto le speranze spagnole con una conduzione di gara ad essere buoni casalinga, con almeno una dozzina di episodi clamorosamente sbagliati a favore del Belgio. La federazione spagnola alla fine del match si è scusata per il comportamento dei propri tesserati, cosa che non ha fatto invece Jaime Nava, capitano, assente domenica, che invece ha detto di trovare comprensibile lo sfogo dei compagni di squadra. Storia censurabile questa, ma che ha richiamato l'attenzione di World Rugby.
che ha richiesto chiarimenti a Rugby Europe riguardo alla designazione arbitrale di Jordakescu, arbitro di una federazione in lotta proprio contro gli spagnoli per la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. I primi esiti di questi chiarimenti dovrebbero arrivare già nel prossimo fine settimana. Sta di fatto che nessuno avrebbe comunque voluto vedere quanto è successo a Bruxelles. Alla luce dei fatti, nel frattempo, Romania è qualificata come Europa 1 e Spagna, che ad aprile affronterà il Portogallo nel primo di una lunga serie di spareggi per continuare a sperare in una Coppa del Mondo e, forse, in un rugby diverso da quello visto in Belgio. Insomma, queste le immagini della fine della partita. Ringraziamo Christian per il suo intervento, sempre puntuale e preciso. Sono scene che non vorremmo mai vedere. Insomma, le designazioni si fanno all'inizio dell'anno, quindi all'inizio del torneo, quindi è dall'inizio che si sa che un arbitro rumeno avrebbe arbitrato questa partita così delicata. Di certo io non mi aspettavo un arbitraggio del genere, perché effettivamente è stato un arbitraggio unilaterale, in particolar modo ha penalizzato in alcune occasioni decisive la Spagna. Va detto che la Spagna ha sbagliato totalmente la partita. È anche vero che sì, le designazioni si fanno all'inizio, ma visto il momento delicato si poteva cambiare l'arbitro prima della partita, anche se, ripeto, c'è stato anche un precedente Alze Nazioni, è stato sostituito un giudice di linea prima di un incontro, però nel rugby arbitri di una nazione terza che era interessata al risultato della partita o arbitri di una delle due nazioni, della stessa nazionalità di una delle due squadre in campo hanno sempre arbitrato, non è mai successo una cosa del genere. La mia speranza è che questo rimanga esclusivamente un fatto isolato e non succedono più cose del genere, perché insomma quello che hanno fatto vedere i giocatori spagnoli a fine partita non è assolutamente bello. Poi sui social abbiamo visto di tutto: chi voleva la Spagna eliminata da tutte le competizioni europee, chi voleva eliminare Spagna e Romania e voleva la Russia, chi voleva cacciare l'arbitro rumeno. Insomma, veramente se ne sono sentite di cotte e di crude. Vediamo quale sarà la decisione di Rugby Europe. Di fatto il campo dice Georgia, Romania ai mondiali e Spagna che andrà a giocare gli spareggi e Belgio che si gode una storica ed importante vittoria. Siamo in chiusura, io vi saluto, vi ringrazio ancora per essere stati con noi di Non Professional Rugby ed aver seguito, mi scusi, Sua Eccellenza. Prima di lasciarci, cosa c'è? Ma come? L'angolo della Serie A di Amy Furlani. A presto. Ciao a tutti e bentornati all'angolo della Serie A. Come al solito, se sentite miagolare o vedete sfrecciare gatti, non vi preoccupate perché è tutto normale. Il campionato cadetto ha appena disputato la quinta giornata della seconda fase, cioè l'ultima del girone di andata. Per quanto riguarda la pur promozione 1, prosegue speditissima la marcia del CUS Genova, che è prima a 24 punti, dietro ci sono i Lions a 20. I giochi sembrano abbastanza fatti per le due posizioni per la semifinale, perché i Cavalieri Prato e l'Accademia, che sono le dirette inseguitrici di punti, ne hanno solo 9. Chiudono poi l'Aquila, che è discretamente in crisi, e Benevento, che hanno entrambe 4 punti. La pool promozione 2 c'è un pochino più di equilibrio, le squadre che sono ancora pienamente in lotta per conquistare i due posti per i playoff sono 3. Il Verona è in testa con 19 punti dopo aver appena battuto nel derby il Valpolicella. Al secondo posto c'è il Valsugana a 18. I padovani hanno fatto il colpaccio proprio in questa quinta giornata perché hanno battuto a Colorno i padroni di casa che prima erano in testa alla classifica. Proprio il Colorno è scivolato in terza posizione, ma a 16 punti, perciò solo a 2 punti dalla seconda e a 3 punti dalla vetta. Noceto è quarto a 10 punti, quindi più distaccato, e poi chiudono Petrarca, la cadetta del Petrarca, e il Valpolicella con 5. Nella prossima giornata si giocherà la partitissima tra Colorno e Verona. Per quanto riguarda invece le due pool ex retrocessione, quindi dove non ci si giocano le particolari posizioni di classifica, nella pool 3 è sempre in testa il settimo torinese con 22 punti, dietro l'altra torinese CUS Torino con 17, poi c'è il Recco a 15, Perugia a 10, Primavera a 9 e Gran Sasso a 2. Invece nella pool 4, quella diciamo del nord-est, in testa ci sono Tarvisum e Brescia, entrambe a 19 punti, poi c'è il Vicenza a 13 e poi Parabiago e ASR Milano, quindi le due milanesi, a 10 e chiude Udine con 6 punti. Ciao a tutti!